La prima cosa che voglio farvi notare è che il concetto di spazio vettoriale che abbiamo usato finora durante il corso e che è molto adatto a trattare problemi di algebra lineare relativi appunto a vettori, funzioni lineari, matrici e quant'altro, invece si presta male allo studio di problemi di tipo geometrico, per una ragione molto semplice. Nello spazio vettoriale, per definizione, ci sono degli oggetti che noi chiamiamo vettori, con determinate operazioni che abbiamo imparato a conoscere, operazioni di somma fra vettori, l'operazione di prodotto fra un vettore e un numero e tutte le loro proprietà. Ma per affrontare problemi di tipo geometrico, certamente ci serviranno i vettori, ma non ci bastano i vettori. Ad esempio, immaginate di voler descrivere un poligono, un triangolo, un parallelogramma. Beh, certamente i lati si possono in qualche modo rappresentare con dei vettori, ma poi ci sono i vertici. I vertici sono dei punti. In uno spazio vettoriale non ci sono punti, ci sono solo vettori. Quindi capite, se vogliamo trattare problemi di tipo geometrico, abbiamo bisogno di uno spazio che oltre a vettori contenga anche degli oggetti che vorremmo chiamare punti. E quindi bisognerà introdurre un nuovo tipo di spazio, che è un po' più generale del concetto di spazio vettoriale. Quello che vogliamo è che in questo nuovo oggetto, in questo nuovo tipo di spazio, sicuramente ci siano i vettori, quindi dovrà contenere un insieme di vettori, cioè uno spazio vettoriale. Ma ci dovranno essere anche i punti. Quindi avremo bisogno di un insieme di vettori, uno spazio vettoriale, ma anche di un altro insieme, i cui oggetti chiameremo punti. E naturalmente questi due insiemi, insieme di vettori e insieme di punti, non dovranno essere completamente slegati tra di loro. Ci dovranno essere delle operazioni che in qualche modo li collegano, in qualche modo coinvolgono sia punti che vettori. Quindi nella nostra struttura, oltre allo spazio vettoriale e all'insieme di punti, avremo bisogno di determinate operazioni che coinvolgono punti e vettori proprio per mettere in relazione questi due insiemi. Questo tipo di struttura, questo nuovo tipo di spazio, questo nuovo oggetto, lo chiameremo spazio affine, per distinguerlo dallo spazio vettoriale. Ora che abbiamo più o meno capito qual è l'idea di fondo, possiamo finalmente dare la definizione matematicamente precisa di che cos'è uno spazio affine. Lo definiamo in questo modo. Uno spazio affine, che indico ad esempio con la lettera A, mentre riservo lettere del tipo UV e W per spazi vettoriali e sottospazi vettoriali, è il dato dei seguenti oggetti. Dicevo, sicuramente abbiamo bisogno di uno spazio vettoriale, poi abbiamo bisogno di un insieme, questo insieme conterrà degli oggetti che noi chiameremo punti. Questi sono i punti del nostro spazio affine. E poi ci serve un'operazione che collega fra di loro punti con vettori. L'operazione è definita in questo modo e l'idea sottostante, l'idea geometrica sottostante è estremamente semplice, schematizzata in questo disegno qui. Se voi prendete un punto, lo chiamo P, e un vettore, quello che potete fare è applicare il vettore nel punto P. In altre parole, posizionate il vettore in modo che l'origine del vettore si trovi esattamente nel punto P. In questo modo risulta determinato un secondo punto, che è l'estremità della freccia del vettore. Lo chiamiamo un punto Q. Questo significa che, dato un punto P e un vettore V, risulta determinato un altro punto, un punto Q. E questa è la nostra operazione. È un'operazione che prende due oggetti, una coppia formata da un punto e un vettore, e a questa coppia associa un punto.
Capite? È una nuova operazione, non è un'operazione di somma fra oggetti dello stesso tipo. Non sto parlando di somma di vettori che dà come risultato un altro vettore. Non sto neanche parlando di somma di due punti. Non saprei neanche che significato potrebbe avere la somma di due punti. Disegno due punti nel piano e la somma di due punti cos'è? Non è questo che sto dicendo. Sto parlando di un'operazione fra oggetti di tipo diverso, un'operazione che coinvolge punti e vettori. Un'operazione che prende un punto e un vettore e restituisce un altro punto. Geometricamente, vi dicevo, l'esempio è molto chiaro. Prendete un punto e un vettore, applicate il vettore in quel punto, il punto risultante è l'estremità della freccia del vettore, oppure la potete anche pensare in questo modo. Potete pensare che il vettore V rappresenta una traslazione, per così dire, per cui dopo aver applicato il vettore V al punto P, quello che trovate è un altro punto che non è altro che il punto P traslato lungo il vettore V e si ottiene il punto Q. Pensatela in un modo o nell'altro, l'operazione è sempre questa. Come simbolo useremo il simbolo di somma. Quindi scriveremo P più V. Si tratta di una somma fra un punto e un vettore. A rigor di logica dovremmo usare un simbolo diverso perché il simbolo più, il simbolo di somma, è già stato usato per l'operazione di somma di due vettori. E chiaramente questa è un'altra cosa, non è la somma di due vettori. Però, siccome è evidente dal contesto di cosa sto parlando, perché se questo è un punto e questo è un vettore, è ovvio che questo più non indica la somma di due vettori, perché uno di due oggetti non è un vettore, ma è un punto. Quindi, siccome è chiaro dal contesto di quale somma si sta parlando, è abbastanza inutile inventarci un altro simbolo diverso per questa operazione. Possiamo tranquillamente riutilizzare il classico simbolo di somma e chiaramente non ci sarà pericolo di confusione. Se vedete due vettori, quella è la classica somma di due vettori che dà come risultato un vettore. Se nella somma vedete un vettore e un punto, allora è questa nuova somma che dà come risultato un punto e non un vettore. A questo punto potremmo anche inventare un'altra operazione ottenuta formalmente portando il punto P dall'altra parte dell'uguale, cambiandogli di segno, il che naturalmente non ha nessun senso perché meno P cosa dovrebbe essere? L'opposto di un punto? L'opposto di un vettore so cos'è. Ma l'opposto di un punto chiaramente è una cosa priva di senso. Ma non importa, prendetela in modo puramente formale. Quindi quando scrivo Q meno P, non sto considerando un ipotetico opposto del punto P che non ha assolutamente senso. Sto solo dicendo che la differenza tra due punti, Q meno P, mi dà come risultato un vettore e precisamente quale vettore? È quel vettore che sommato al punto P mi dà il punto Q. In altre parole, Q meno P indica quel vettore che ha l'origine nel punto P e l'estremità della freccia nel punto Q. Vedete? Se questo è il punto Q e questo è il punto P, il vettore che ha l'origine in P e l'estremità della freccia in Q è quello che noi decidiamo di chiamare Q meno P. Quindi abbiamo, se volete, questa nuova operazione che consiste nel fare la differenza fra due punti e il risultato però non è un punto. Attenzione, la differenza fra due punti per definizione vi dà come risultato un vettore che congiunge quei due punti. Non fatevi prendere troppo la mano. La differenza fra due punti vi ho appena spiegato che cos'è. Non potete fare la somma di due punti. Disegnate due punti in un foglio di carta e la somma cosa dovrebbe essere? Un terzo punto che si dovrebbe calcolare in che modo? Capite che non ha senso la cosa.
Quindi le uniche operazioni che hanno senso sono la differenza fra due punti, che restituisce il vettore che congiunge i due punti, oppure la somma, ma non la somma fra due punti, la somma fra un punto e un vettore, che in questo caso restituisce un altro punto ottenuto in questo modo qui. Quindi queste sono le nuove operazioni che incontreremo. E adesso che abbiamo visto la definizione di spazio affine, proviamo a costruire un esempio di spazio affine. Andiamo a rivedere la definizione. Per costruire uno spazio affine, mi devo scegliere uno spazio vettoriale e poi mi devo scegliere un insieme di punti. Però attenzione, l'insieme di punti non lo posso scegliere a caso, perché ho appena capito che ci devono essere delle operazioni che coinvolgono sia punti che vettori. Quindi l'insieme di punti andrà scelto in modo che poi queste operazioni si possano fare. Allora, cerchiamo di costruire un esempio molto semplice di spazio affine. Devo scegliere uno spazio vettoriale. Beh, sono tantissimi tipi di spazio vettoriale. Potrei prendere uno spazio vettoriale di polinomi, uno spazio vettoriale di matrici, uno spazio vettoriale di funzioni da R in R e così via. Però ho anche visto che c'è un esempio molto semplice di spazio vettoriale, che è Rn. Questo, se volete, è l'esempio più semplice. Rn è l'esempio standard di uno spazio vettoriale reale di dimensione n. Quindi tanto vale come esempio scegliere proprio Rn come spazio vettoriale. Ora devo scegliermi un insieme di punti. Però attenzione, devo scegliere un insieme di punti in modo che poi sia possibile sommare punti con vettori. Ora, i vettori sono vettori di Rn e quindi sono sequenze di numeri reali. Un vettore non è altro che il dato di n numeri reali, separati da virgole, verrà chiuso fra parentesi, ma sono numeri reali comunque. Ora io mi devo scegliere un insieme di punti, e però poi voglio fare in modo che i punti si possano sommare con i vettori, e allora invece di andare tanto a cercare cosa mai potrò scegliere come insieme di punti, dico, beh, quasi quasi, come insieme di punti prendo un'altra volta Rn. Perché? Ma perché in questo modo è tutto molto semplice, vedete? Un vettore è una sequenza di n numeri reali. Un punto è la stessa cosa, perché come insieme di punti ho preso Rn un'altra volta e quindi un punto è una sequenza di n numeri reali. E a questo punto l'operazione di somma punti più vettori è molto semplice, perché un punto è una sequenza di n numeri reali, un vettore è una sequenza di n numeri reali e la somma si fa sommando gli elementi di questa sequenza, sommando numeri reali, quindi è molto semplice, capite? Quindi veramente questo è l'esempio più semplice, direi l'esempio standard di spazio affine. Vediamo allora. Un vettore si scrive in questo modo, una sequenza di n numeri reali. Un punto, beh, in base alla scelta che ho fatto io di scegliere come insieme di punti Rn, anche un punto si scrive in questo modo, come sequenza di numeri reali. Ora, l'operazione che prende un punto e un vettore, li somma e mi restituisce il punto Q, come si scriverà? È molto semplice. Il punto P è la sequenza P1, P2 fino a Pn. Il vettore V è la sequenza A1, A2 fino ad An e io voglio sommare queste due sequenze, ma come ho detto, questi sono tutti numeri reali e quindi basta fare P1 più A1, P2 più A2 e così via fino a Pn più An. Attenzione però, anche se ho scelto lo stesso insieme Rn sia come spazio vettoriale sia come insieme di punti e quindi punti e vettori si scrivono esattamente allo stesso modo, come sequenze di numeri reali, devo
devo stare attento perché li devo tenere distinti da un punto di vista logico. Algebricamente sono la stessa cosa. Da un punto di vista algebrico, sia i punti che i vettori sono delle sequenze di numeri reali, non sono distinguibili. Ma io so che da un punto di vista logico sono cose diverse. Da un punto di vista geometrico, un punto è un oggetto di un certo tipo. Un vettore è un oggetto di un altro tipo, completamente diverso. Un vettore ha un modulo, una direzione, un verso. Un punto no, un punto è un punto, non ha modulo, non ha lunghezza, non ha verso, non ha direzione. Quindi capite, sono oggetti che vanno tenuti a livello logico completamente distinti. E anche quando li disegneremo useremo notazioni diverse, perché per disegnare un punto faremo un puntino, e per disegnare un vettore faremo un segmento con una freccia. E l'unico problema è che quando li scriviamo, in coordinate, sia i punti che i vettori si scrivono allo stesso modo e quindi bisognerà stare attenti poi a non fare confusione fra quelle che sono le coordinate che rappresentano un vettore e quelle che sono le coordinate che invece rappresentano un punto, ma ne riparleremo. Vediamo in dimensione 2 che cosa succede. Un punto è una sequenza di due numeri reali, quelli che chiamiamo le coordinate del punto, P1, P2. E quindi se dobbiamo rappresentarlo graficamente nel piano, dopo aver introdotto il classico sistema di assi cartesiani, andremo a disegnare un puntino nella posizione di coordinate P1 lungo l'asse X e P2 lungo l'asse Y. Mentre un vettore, il vettore V, anche questo è una sequenza di due numeri reali, A1 e A2, solo che quando lo andiamo a rappresentare graficamente nel piano, lo rappresentiamo come un segmento con una freccia e non come un punto. L'operazione di somma in cosa consiste? Vedete il disegno: devo applicare il vettore V nel punto P con l'origine nel punto P e devo cercare di calcolare le coordinate dell'estremo della freccia del vettore V, quello che ho chiamato il punto Q. Ora, se guardate il disegno, vedete che il punto P ha coordinate P1 e P2. Il vettore V ha la componente lungo l'asse X che si chiama A con 1, quindi A con 1 rappresenta la lunghezza di questo segmento, mentre la componente lungo l'asse Y si chiama A2 e quindi A2 rappresenta la lunghezza di questo segmento qui. E allora, se io mi chiedo chi sono le coordinate Q1 e Q2 del punto Q, beh, semplicemente se guardate la figura, Q1 si ottiene dalla somma di questo pezzo che è P1 più questo pezzo che è A1, e quindi Q1 è P1 più A1, e mentre Q2 è la somma di questo pezzo che si chiama P2 più quest'altro che si chiama A2. Quindi Q2 è proprio P2 più A2, il che vuol dire che, come abbiamo detto prima, il punto Q che si ottiene dalla somma del punto P più il vettore V ha come coordinate esattamente la somma P1 più A1, quindi la somma delle coordinate del punto P più le coordinate del vettore V, somma componente per componente. P1 più A1 e P2 più A2. Vedete che è esattamente quello che avevo detto qui sopra. In questo esempio molto semplice, dove come spazio vettoriale V e come insieme di punti S prendete sempre Rn, l'operazione di somma punti più vettori si traduce nella classica somma componente per componente, somma di numeri reali. Naturalmente, se questo discorso vale per l'operazione di somma, capirete che vale anche per l'operazione di differenza, non differenza fra vettori, ma differenza fra punti. Ricordatevi, abbiamo inventato questa nuova operazione, la differenza fra punti, che
che ci dà come risultato non un punto ma un vettore, il vettore che congiunge i due punti. Infatti, se andate a vedere, ora il punto P ha coordinate P1, P2, il punto Q ha coordinate Q1, Q2, e se voi volete trovare le componenti del vettore V che parte da P e arriva in Q, quindi il vettore V che ha l'origine nel punto P e l'estremità della freccia nel punto Q, cosa dovete fare? Beh, dovete fare esattamente Q1 meno P1 e Q2 meno P2. Eccolo qui. E lo vedete da qui. Se Q1 è uguale a P1 più A1, allora A1 è Q1 meno P1 e A2 è Q2 meno P2. Quindi le componenti A1 e A2 del vettore si ottengono proprio come differenza delle coordinate dei due punti, Q1 meno P1 e Q2 meno P2. È per quello che lo chiamiamo Q meno P. Facile da ricordare. Come si fa la differenza Q meno P? Beh, si sottraggono le coordinate di P alle coordinate di Q. Tutto qui. Quello che si trova naturalmente è un vettore. Quindi abbiamo così costruito uno spazio affine di dimensione n, perché è basato su Rn, che è uno spazio vettoriale di dimensione n, ed è quello che chiameremo lo spazio affine di dimensione n standard, per così dire. È chiaro che potrei costruire altri spazi affini, basta cambiare spazio vettoriale, ad esempio invece di usare come spazio vettoriale Rn, potrei usare uno spazio di polinomi, allora otterrei uno spazio affine che è basato su uno spazio vettoriale che contiene polinomi e non vettori geometrici, per così dire. Bene, otterrei qualcosa di diverso, ma non è che mi interessi tanto. In questo caso concentro la mia attenzione su questo esempio standard dove si usa Rn per costruire lo spazio affine, sia prendendo Rn come spazio vettoriale, sia, come vedete, prendendo lo stesso Rn come insieme di punti, con le operazioni che abbiamo appena detto. E ora che abbiamo sotto mano questo esempio, lo spazio affine n dimensionale standard, possiamo cominciare a studiare degli oggetti molto semplici. Cominciamo dalle rette. Quindi quello che voglio sapere è come si può scrivere l'equazione di una retta in uno spazio affine. Come si fa poi a lavorare con le rette? Come si fa a decidere se due rette sono incidenti, parallele, se sono sghembe, se si intersecano, dove si intersecano? Problemi di questo tipo. E cominciamo allora dal problema di studiare le rette in uno spazio affine. Ora, voi sapete dalla geometria classica che per determinare una retta basta dare due punti, non allineati. Per due punti non allineati passa una ed una sola retta. È uno dei primi assiomi della geometria euclidea. Il che significa che se noi vogliamo determinare una retta in uno spazio affine, dobbiamo dare due punti. Ma naturalmente, in base alle operazioni che abbiamo appena visto, dare due punti è equivalente a dare un punto e un vettore. Perché? Beh, perché se ho i due punti P e Q, allora mi posso costruire il vettore V, che pertanto è determinato in modo unico. Viceversa, se io invece di dare i due punti do il punto P e il vettore V, beh, allora mi posso costruire il punto Q, che è la somma P più V. Quindi capite, dare un punto e un vettore, o dare due punti, essenzialmente è la stessa cosa. Allora posso dire che per determinare una retta basta dare un punto e un vettore. Il punto è il punto per cui passa la retta, invece il vettore mi determina la direzione della retta. Lo possiamo chiamare ad esempio vettore direttore. È il vettore che determina la direzione della retta data. A questo punto, se io ho fissato il punto P
e il vettore V, è facile trovare come si scrive l'equazione della retta, perché prendete un punto qualunque nel piano, il generico punto X. Come si fa a richiedere che il punto X appartenga alla retta R, che è la retta passante per il punto P e la cui direzione è data dal vettore B? Beh, se voglio che il punto X appartenga alla retta R, bisogna che questo punto X si possa ottenere partendo dal punto P e sommando un multiplo del vettore V, perché il vettore che parte da P e arriva in X deve essere parallelo al vettore V. E i due vettori sono paralleli quando sono multipli l'uno dell'altro. E quindi io devo dire che il vettore che parte da P e arriva in X è uguale a un certo lambda per V, quindi è un multiplo del vettore V. Ed è questo che vado a scrivere. Scrivo che il punto X, se deve appartenere alla retta R, deve essere di questo tipo. Devo partire dal punto P e sommare a P un qualche multiplo del vettore V, quindi P più lambda V. Naturalmente lambda può essere qualsiasi, lambda è un numero reale. Al variare di lambda, nell'insieme di numeri reali, il punto X percorre tutta la retta. Al variare di lambda, questo vettore lambda v si allunga o si accorcia e quindi il punto x, che è l'estremità della freccia, si muove lungo tutta la retta r. Ebbene, questa è un'equazione ed è esattamente l'equazione che descrive i punti della retta r e quindi è l'equazione della retta r. E naturalmente si tratta di un'equazione parametrica perché, vedete, qui dentro c'è lambda e questo lambda è un parametro reale, libero di variare. Quindi quello che abbiamo ottenuto con questo semplice ragionamento è l'equazione parametrica di una retta. E attenzione, in questo ragionamento non ho mai usato la dimensione dello spazio affine, non ho mai detto qual è la dimensione dello spazio affine. Non ho mai detto se sto parlando di una retta nel piano o nello spazio tridimensionale o nello spazio n-dimensionale. Il ragionamento funziona in modo indipendente dalla dimensione dello spazio affine, il che vuol dire che questa equazione qui è l'equazione di una retta in uno spazio affine di dimensione qualsiasi. Se volete poi scrivere le cose in modo esplicito, quindi introdurre le coordinate dei punti e dei vettori, allora adesso le cose cambiano in base alla dimensione dello spazio affine, perché naturalmente se al posto di P, V e X andate a sostituire le coordinate, allora adesso le coordinate saranno n, dove n è proprio la dimensione dello spazio affine. Quindi in uno spazio di dimensione n succede la cosa seguente. Il punto P è rappresentato da una sequenza di n numeri, le sue coordinate. Anche il vettore V è rappresentato da una sequenza di n numeri. E anche il punto X è rappresentato da una sequenza di n numeri che chiamo x1, x2 fino a xn. E allora questa, che era una equazione, ma attenzione, una equazione vettoriale, non scalare, è un'equazione che coinvolge vettori e punti, ebbene, questa equazione si trasforma in un sistema di equazioni. E ora le equazioni sono n, dove n è proprio la dimensione dello spazio affine. Notate, sono equazioni lineari, equazioni di primo grado, e al solito sono equazioni parametriche, perché avete le incognite, le coordinate del punto x incognito, x1, x2 fino a x con n, ma poi avete questo lambda, e questo lambda è un parametro libero di variare. Quindi abbiamo trovato l'espressione dell'equazione, questa, o delle equazioni, se preferite, quest'altre, parametriche di una retta in uno spazio affine di dimensione qualsiasi. Se non vi piacciono le equazioni parametriche e preferite invece le equazioni
cartesiane, quelle che non contengono un parametro. Il procedimento ormai lo sapete, è molto semplice, si tratta di eliminare il parametro. Quindi voi vi prendete questo sistema, queste equazioni parametriche, scegliete una di queste equazioni per ricavare lambda, ad esempio la prima, quindi potrei scrivere che lambda è uguale a x1 meno più 1 fratto a 1, fatto che a 1 sia diverso da 0, altrimenti sceglierò un'altra equazione. Quindi dicevo, da una di queste equazioni vi ricavate il valore del parametro lambda, sostituite nelle equazioni rimanenti e quello che trovate è un sistema di equazioni sempre di primo grado, ma ora il parametro non c'è più perché l'avete eliminato. E quindi quello che trovate sono delle equazioni cartesiane, equazioni senza parametro. In questo modo trovate le equazioni cartesiane della retta. Facciamo solo degli esempi in dimensione piccola per vedere quello che troviamo. In dimensione 2, il ragionamento che abbiamo appena fatto come diventa? Beh, ora tutti i nostri oggetti, punti e vettori, hanno due coordinate perché siamo nel piano. Quindi il punto P ha delle coordinate P1, P2, il vettore V ha delle coordinate A1 e A2 e il punto X ha delle coordinate X1, X2, ma se preferite, visto che siamo nel piano, potete anche chiamarle X e Y invece di X1, X2. Beh, le equazioni parametriche della retta sono quelle che abbiamo scritto prima, quindi il generico punto x di coordinate x e y si ottiene come somma del punto p P1, P2 più i multipli del vettore v, quindi lambda A1, lambda A2. Queste sono le equazioni parametriche. Se volete trovare le equazioni cartesiane, allora scegliete una di queste due equazioni, ad esempio la prima, ricavate lambda, vedete che trovate x meno più 1 fratto a 1, al solito, ovviamente se a 1 è diverso da 0, se invece a 1 era uguale a 0, allora dovrete scegliere la seconda equazione per ricavarvi lambda. E non è possibile che a 1 sia uguale a 0 e anche a 2 sia uguale a 0, perché altrimenti il vettore v sarebbe il vettore nullo, ma naturalmente il vettore nullo non determina sicuramente una retta. Quindi il vettore v deve essere diverso da 0 se volete trovare una retta. Ora, dopo aver ricavato lambda, sostituite nell'altra equazione, qui, e trovate y uguale a p2 più lambda, ma al posto di lambda scrivo x meno più 1 fratto a 1 per a2. Ora, moltiplicando, insomma, svolgendo i calcoli, trovate y uguale, c'è cioè un certo numero che è a2 fratto a 1 per x, e poi rimane p2 meno p1 per a2 fratto a 1. Ma naturalmente tutti questi sono dei numeri reali. E allora semplicemente questo numero lo potete chiamare m. Tutto questo numero lo potete chiamare Q, come si fa di solito, e trovate un'equazione di questo tipo, y uguale a mx più q, che riconoscerete come la classica equazione cartesiana di una retta nel piano. M è il coefficiente angolare e Q è quello che si chiama il termine noto, che rappresenta il punto dove la retta interseca l'asse delle y. Quindi vedete, si ritrovano esattamente le cose che avete visto alla scuola superiore. Se volete trovare una retta non in R2, non nel piano, ma in R3, cioè nello spazio, beh, non cambia nulla. Non cambia nulla perché il nostro ragionamento, quello che aveva portato a questa equazione, era indipendente dalla dimensione. E questo è il grosso vantaggio di usare il linguaggio vettoriale, che si ottengono delle equazioni che valgono in dimensione n qualunque, quindi non è che passando dal piano allo spazio bisogna ripetere tutto il ragionamento. Questo ragionamento è fatto una volta per tutte, quindi dovete solo prendere questa equazione e sostituire adesso le tre coordinate dei punti e dei vettori nell'equazione
nello spazio invece che le due coordinate dei punti e dei vettori nel chiaro. Quindi quello che trovate è una cosa di questo tipo. L'equazione di una retta nello spazio di dimensione 3, nello spazio affine tridimensionale, è la seguente. Il generico punto x, che questa volta ha coordinate x1, x2, x3, si ottiene prendendo il punto P, che ha coordinate P1, P2 e P3, e sommando i multipli del vettore B, esattamente come prima. Quindi trovate più lambda con 1, più lambda con 2, più lambda con 3. Questo lambda è il solito parametro reale e queste sono le solite equazioni parametriche della retta, esattamente come nel caso del piano ed esattamente come succede in dimensione n qualunque. Ancora, se volete trovare le equazioni cartesiane, cosa bisogna fare? Beh, come prima, bisogna ricavare lambda da una di queste equazioni, ad esempio la prima, se a1 è diverso da 0, e bisogna sostituire il valore trovato nelle altre due. Ora, non vi sto a fare i calcoli, sono esattamente calcoli dello stesso tipo che abbiamo fatto in dimensione 2. E quindi, se voi ricavate lambda da una di queste equazioni e sostituite nelle altre due, che cosa trovate? Beh, trovate delle equazioni di primo grado. Potrei anche scriverle in modo esplicito, ma non mi interessa adesso l'espressione esplicita, mi interessa la forma di quello che trovo. Trovo due equazioni di primo grado. E ora il parametro lambda non c'è più perché l'ho ricavato dalla prima. E quindi queste due equazioni di primo grado sono le equazioni cartesiane. Sono le equazioni che determinano la retta R. Quindi i punti che appartengono alla retta R sono tutti e soli i punti che risolvono questo sistema di due equazioni di primo grado. E sono equazioni cartesiane perché non contengono più il parametro, contengono solamente le incognite x1, x2, x3. Quindi vedete, mentre l'equazione cartesiana di una retta nel piano è una cosa di questo tipo, cioè una retta nel piano è descritta da una sola equazione di primo grado. Se volete descrivere una retta nello spazio tridimensionale, avete bisogno di due equazioni di primo grado. Due equazioni di primo grado che messe a sistema vi determinano la retta R. E lo stesso ragionamento si può fare in dimensione n, se proprio uno ne ha bisogno. Quindi si potrebbero trovare, ad esempio, le equazioni cartesiane di una retta nello spazio di dimensione 4. Cosa si troverà alla fine? Beh, ve lo lascio immaginare. Avremo le equazioni parametriche che saranno 4, perché ci sarà x1 uguale, x2 uguale, x3 uguale, x4 uguale, perché siamo in dimensione 4. Poi ricaveremo lambda dalla prima equazione, sostituiremo nelle altre, otterremo sempre delle equazioni di primo grado, ma ne otterremo 3 adesso. Quindi, semplicemente, se volete descrivere una retta in uno spazio di dimensione 4, avete bisogno di un sistema di 3 equazioni di primo grado. E così via, si può generalizzare a dimensione n qualunque. Come esempio, prendiamo allora un piano in uno spazio affine. Ora, mentre una retta era determinata da un punto e un vettore, per determinare un piano di vettori ve ne servono due. Un piano a dimensione 2 servono due vettori per generare il sottospazio vettoriale corrispondente a un piano, sottospazio di dimensione 2. Quindi essenzialmente vi serve un punto che determina per dove passa questo piano. E poi servono due vettori linearmente indipendenti, V e W. A questo punto posso ripetere il ragionamento di prima. Se io prendo un generico punto X dello spazio affine, la richiesta che questo punto X appartenga al piano Y che sto cercando di determinare diventa la seguente. Se il punto X appartiene al piano, allora il vettore
che congiunge il punto P fissato col punto X, questo vettore che ho chiamato U, deve essere un vettore che appartiene al piano e quindi al sottospazio vettoriale generato dai due vettori V e W. Ma questo significa che il vettore U deve essere combinazione lineare dei vettori U e W. E quindi il vettore U si deve poter scrivere in questo modo. Lambda che moltiplica V più mu che moltiplica W, dove lambda e V sono due parametri reali, due numeri reali. E a questo punto, una volta che ho capito come scrivere il vettore U, il punto X è semplicemente P più U. Vedete? Applicato il vettore U nel punto P, l'estremità della freccia è quello che si chiama X. Mettendo assieme queste due espressioni, troviamo che un generico punto X del nostro piano π si ottiene partendo dal punto P, il punto fissato P, e sommando a questo punto un generico multiplo del vettore V, quindi P più lambda V, e poi sommando anche un generico multiplo del vettore W. Quindi alla fine si trova un'espressione del tipo P più lambda V più mu per W, dove lambda e mu sono due parametri reali e liberi di variare. Al variare di lambda e mu, questo punto X descrive tutto il piano. E quindi, esattamente come nel caso della retta, quella che abbiamo appena trovato è l'equazione del piano. E al solito sarà un'equazione parametrica, visto che contiene i due parametri lambda e mu. Ancora, vi faccio notare che come nel caso della retta, per ricavare questa equazione, non ho mai avuto bisogno di specificare qual è la dimensione dello spazio affine, il che significa che questa equazione vale per un piano in uno spazio affine di dimensione qualunque. L'equazione si ricava sempre allo stesso modo, indipendentemente da qual è la dimensione. In generale, a questo punto, possiamo dire che se io prendo un punto P fissato e invece di prendere un solo vettore, come nel caso della retta, o prendere due vettori linearmente indipendenti, come nel caso che abbiamo appena visto del piano, se prendo un numero qualunque, diciamo R di vettori, diciamo pure vettori linearmente indipendenti, allora io posso scrivere la seguente equazione. Un generico punto X lo ottengo partendo dal punto fissato P e sommando a questo punto una generica combinazione lineare di questi vettori. Scrivo P più lambda 1 V1 più lambda 2 V2 più lambda 3 V3, eccetera, eccetera, fino a lambda R V con R. Ora, i vettori V1, V2 fino a VR generano tramite le loro combinazioni lineari, quindi tramite queste espressioni qui, generano un sottospazio vettoriale che ha come sistema di generatori i vettori dati. E quindi quello che sto facendo è sommare al punto P tutti i vettori che appartengono a un determinato sottospazio vettoriale. In altre parole, sto per così dire traslando questo sottospazio vettoriale. Voi sapete che un sottospazio vettoriale, per definizione stessa di sottospazio vettoriale, deve passare per l'origine del sistema di riferimento, perché deve contenere il vettore nullo. Se voi prendete un sottospazio vettoriale e lo traslate sommandogli un punto P qualunque, quello che trovate è un nuovo oggetto che è in tutto e per tutto analogo al sottospazio vettoriale, ma non passa più per origine del sistema di riferimento, non contiene più il vettore nullo. Quindi non è più un sottospazio vettoriale, è quello che noi chiameremo un sottospazio affine. Nel caso della retta, qual è la differenza fra un sottospazio vettoriale di dimensione 1 e invece una generica retta? È che
nel caso di un sottospazio vettoriale di dimensione 1, questo deve passare per l'origine, cioè non stiamo parlando di una retta qualunque, stiamo parlando solamente di rette passanti per l'origine del sistema di riferimento. Ma naturalmente ci sono anche rette che non passano per l'origine, e allora queste non sono più sottospazi vettoriali, perché non passano per l'origine. Sono quelli che chiamiamo sottospazi affini, sono rette affini. Nel caso dei piani è la stessa cosa. Un sottospazio vettoriale di dimensione 2 è un piano, ma che passa per l'origine del sistema di riferimento, perché deve necessariamente contenere il vettore nullo. Se voi prendete un piano non passante per l'origine, è pur sempre un piano, ma non è più un sottospazio vettoriale. Lo chiameremo un sottospazio affine, in questo caso un piano affine. E questo è l'analogo di dimensione superiore. Voi avete un sottospazio vettoriale di una certa dimensione, che quindi passa per l'origine del sistema di riferimento, lo traslate sommando di un punto P, ora questo qui non passa più per l'origine probabilmente, quindi non è più un sottospazio vettoriale. Come lo chiamiamo? Lo chiamiamo sottospazio affine. E naturalmente questa che abbiamo appena scritto è proprio l'equazione, di questo sottospazio affine, al solito. Si tratta di un'equazione parametrica perché, vedete, compaiono i parametri lambda 1, lambda 2 fino a lambda r, che sono dei numeri reali qualsiasi. Quindi il ragionamento si presta a essere generalizzato in questo modo. E qui c'è proprio la rappresentazione grafica, vedete? Se prendo una retta passante per l'origine, questo è un sottospazio vettoriale. Se prendo un'analoga retta, ma non passante per l'origine, questa non è più un sottospazio vettoriale, ma essenzialmente sappiamo che è più o meno la stessa cosa, è sempre una retta, e quindi la chiamiamo sottospazio affine. E gli spazi affini, capite, ci permettono di utilizzare degli oggetti che non sono più sottospazi vettoriali, mentre lavorando con gli spazi vettoriali noi eravamo limitati a considerare esclusivamente sottospazi vettoriali che avevano questo vincolo, dovevano sempre passare per l'origine del sistema di riferimento. Ora siamo in un ambiente molto più elastico, quindi possiamo considerare non solamente rette, piani, eccetera, sottospazi passanti per l'origine, ma anche i loro analoghi traslati al di fuori in modo da non passare più per l'origine. Il termine corretto è sottospazio affine. E in base a quello che abbiamo appena visto, possiamo dire che in generale un sottospazio affine sarà fatto in questo modo. Si ottiene prendendo un sottospazio vettoriale, quindi l'insieme delle combinazioni lineari dei vettori come prima, lambda 1 di 1 più lambda 2 di 2, eccetera, fino a lambda r di r. Questo è un sottospazio vettoriale, a questo punto io lo traslo sommandogli un punto P. E quello che trovo adesso, P più U, in generale non passerà più per l'origine, quindi non sarà più un sottospazio vettoriale, ma sarà quello che ho deciso di chiamare sottospazio affine. Quindi questa è un po' la struttura in generale dei sottospazi affini. Ritorniamo allora all'esempio dei piani. Vediamo cosa succede in dimensione 3. Noi abbiamo ricavato l'equazione di un piano in dimensione qualunque. Abbiamo detto, l'equazione di un piano si ottiene in questo modo. Si prende un punto P fissato e a questo punto si vanno a sommare i multipli di due vettori, lambda v e mu doppio. Questo funziona in dimensione qualunque. Andiamo a vedere nel dettaglio cosa troviamo se la dimensione è 3, quindi sto parlando adesso di piani nello spazio. Nello spazio usuale, nello spazio tridimensionale, l'equazione è quella di prima. Bisogna prendere un punto P fissato e aggiungere i multipli di due vettori. Quindi un generico punto X di questo piano è della forma P più lambda V più mu doppio. Se la dimensione è 3, ora tutti gli oggetti, punti e vettori, avranno tre coordinate. E quindi
X avrà tre coordinate che potrei chiamare x1, x2, x3, ma se preferite potete chiamarle xyz, come si fa di solito. Il punto P avrà anche lui tre coordinate, le chiamo P1, P2, P3. I vettori V e W avranno anche loro tre componenti. Il vettore V è qualcosa del tipo A1, A2, A3, il vettore W, B1, B2, B3. Ora, questa equazione, un'equazione vettoriale, si trasforma in questo sistema di tre equazioni scalari, equazioni fra grandezze numeriche e non grandezze vettoriali. È esattamente la stessa cosa, vedete? Il punto X, cioè XYZ, è uguale al punto P, P1, P2, P3, più lambda che moltiplica il vettore V, e quindi trovate lambda per A1, lambda per A2, lambda per A3, e poi mu che moltiplica il vettore W, e quindi trovate mu per B1, mu per B2 e mu per B3. E queste sono le equazioni parametriche di un piano. Al solito lambda e mu sono i due parametri liberi di variare. Vedete che, come al solito, il numero di parametri liberi di variare vi dà l'informazione sulla dimensione del sottospazio corrispondente. Ora, questo non è più un sottospazio vettoriale, è un sottospazio affine, ma essenzialmente è la stessa cosa, tranne per il fatto che non passa per l'origine in generale. Due parametri, dimensione 2, e infatti è un piano. Se vogliamo ricavare le equazioni cartesiane, ormai il metodo lo avete imparato. Le equazioni cartesiane si ricavano dalle equazioni parametriche eliminando i parametri. Allora, che cosa facciamo? Attenzione, perché adesso i parametri sono due. Quindi dobbiamo scegliere una di queste tre equazioni per ricavare lambda. Ad esempio, dalla prima. Posso ricavare lambda uguale eccetera eccetera dalla prima equazione. Poi vado a sostituire il valore di lambda nelle due equazioni rimanenti. Naturalmente c'è un altro parametro, c'è anche il parametro mu. Allora, da una delle due equazioni rimanenti mi devo ricavare il valore di mu. E quindi ho usato un'equazione per ricavare lambda, una seconda equazione per ricavare mu, le equazioni in tutto erano tre e quindi mi rimane una sola equazione. Quindi, dopo aver ricavato i valori di lambda e mu e aver sostituito, quello che rimane è una sola equazione. Anche qui potrei fare i calcoli espliciti, ma non mi interessa, perché mi interessa solamente la forma dell'equazione che trovo, non mi interessano i dettagli dei calcoli. E quello che trovo è facile da capire, perché questo è un sistema di equazioni di primo grado, e quindi quando voi andate a ricavare i valori dei parametri lambda e mu e sostituire, quello che trovate sarà sempre di primo grado. Quindi alla fine di tutto si trova un'equazione di primo grado. Nelle tre incognite x, y, z, i parametri lambda e mu non ci sono più, li abbiamo eliminati, e quindi è qualcosa di questo tipo. Questa è una generica equazione di primo grado. Vedete, c'è il termine a per x, il termine b per y, il termine c per z. Ci può anche essere eventualmente un termine noto, che chiamo b, e in base al ragionamento che abbiamo fatto, questa equazione rappresenta un piano in dimensione 3. E quindi capite esattamente come nel caso del piano in dimensione 2, in cui una equazione di primo grado rappresentava una retta, aumentando di dimensione nello spazio tridimensionale. Una equazione di primo grado non rappresenta più una retta, ma rappresenta un piano. Ed è ovvio che deve essere così, è giusto che sia così, perché se voi siete in uno spazio tridimensionale e quindi le incognite sono 3, x, y, z, se avete una sola equazione, allora da questa equazione potete ricavare una delle tre incognite, ma le altre due rimarranno libere di variare.
E quando ci sono due incognite che rimangono libere di variare, la dimensione di quell'oggetto è 2 e non 1. E infatti è un piano e non una retta. Se volete una retta, questo l'abbiamo già visto prima, se volete una retta nello spazio tridimensionale, avete bisogno di due equazioni. Vi ricordate? Il calcolo che abbiamo fatto prima. Una retta nello spazio tridimensionale si partiva da questo sistema di equazioni parametriche. Si ricavava il parametro lambda da una di queste tre equazioni e poi sostituendo di equazioni ne rimanevano due. E quindi avevamo concluso che per determinare una retta in uno spazio tridimensionale abbiamo bisogno di un sistema di due equazioni di primo grado e non di una sola equazione di primo grado. Beh, certo, adesso sappiamo perché. Perché una sola equazione di primo grado determina un piano, non una retta. Allora si capisce anche bene come mai servono due equazioni per determinare una retta. Dal punto di vista geometrico è assolutamente chiaro adesso cosa sta succedendo. Se io prendo una equazione di primo grado, ho appena capito che questa rappresenta un piano, chiamiamolo piano pi greca. Se prendo un'altra equazione di primo grado, questa rappresenta un altro piano, chiamiamolo un piano pi greca primo. Quando metto a sistema queste due equazioni, che cosa sto facendo? Sto cercando i valori di x, y, z, quindi sto cercando le coordinate x, y, z dei punti dello spazio che soddisfano ad entrambe le equazioni. Quindi, da un punto di vista geometrico, sto cercando i punti che appartengono ad entrambi i piani. Ma naturalmente, se ho due piani in posizione generica nello spazio tridimensionale, qualcosa di questo tipo, questo è il piano pi greca e quest'altro è il piano pi greca primo. I due piani di solito si intersecano in una retta, tranne casi particolari in cui ad esempio i piani sono paralleli e quindi in quel caso non si intersecano proprio, ma dico genericamente, se prendete due piani a caso, quindi probabilmente non paralleli, questi due piani si intersecano in una retta ed è esattamente questa retta qui, perché cercare l'intersezione dei due piani vuol dire esattamente mettere a sistema le equazioni dei due piani, perché le soluzioni del sistema rappresentano i punti che appartengono ad entrambi i piani, ma i punti che appartengono ad entrambi i piani sono esattamente che i punti che appartengono alla retta determinata dall'intersezione dei due piani. Quindi capite, questo sistema ha esattamente questa interpretazione geometrica. Prendere questi due piani, intersecarli e trovare la retta R determinata dall'intersezione. Ora volevo fare un'osservazione su la questione a cui ho accennato, per cui se io prendo lo spazio affine standard, allora l'insieme dei vettori è Rn, ma anche l'insieme dei punti l'ho scelto io uguale a Rn. E quindi punti e vettori si scrivono allo stesso modo, sono sempre sequenze di n numeri reali, ma bisogna tenerli logicamente distinti. Come fare a realizzare questo fatto qui? Beh, si può fare in vari modi. O si può scrivere esplicitamente nel testo chi è un punto e chi è un vettore. Quindi capite, se io nel testo di un problema scrivo consideriamo il punto P di coordinate e poi elenco le sue coordinate, è chiaro che quello rappresenta un punto, l'ho detto in modo esplicito. Se invece scrivo
sia V il vettore di coordinate, allora quei numeri sono le coordinate di un vettore. Quindi questo è un modo. Scrivere esplicitamente quali sono i punti e quali sono i vettori. Oppure si potrebbe anche introdurre una convenzione di questo tipo che serve a distinguere punti da vettori. Si potrebbe fare in questo modo. Si potrebbero prendere le n coordinate di un punto o le n coordinate di un vettore e aggiungere all'inizio un simbolo, un numero, in informatica direbbero un bit di flag, okay? Una bandierina, che può essere ad esempio 1 e 0. Quindi potrei decidere che all'inizio delle coordinate, quindi prima dei numeri P1, P2, Pn, aggiungo questo simbolo, ad esempio 1, per indicare che questo è un punto. Oppure, se voglio indicare che queste qui sono le coordinate di un vettore, scrivo 0 davanti. Il che è molto comodo dal punto di vista dell'implementazione via software, perché mentre io in un testo posso dire esplicitamente, attenzione, questo qui è un punto, oppure attenzione, questo qui è un vettore, se voi dovete realizzare un programma, un software che effettua operazioni su punti e vettori, adesso diventa difficile dire alla macchina quando n numeri rappresentano un punto oppure quando n numeri rappresentano un vettore. Una buona soluzione può essere questa. Certo, c'è un po' di spreco perché ho bisogno di n più 1 numeri, cioè questo numero aggiuntivo che non è una coordinata, capite? Non è la coordinata di un punto di un vettore, è solamente un simbolo per indicare che quello che viene dopo è un punto oppure un vettore. Quindi si potrebbe fare in questo modo. Tra l'altro, questa convenzione, 1 per significare punto e 0 per significare vettore, funziona bene nel senso che è compatibile con le operazioni che abbiamo visto. Operazioni fra vettori, ad esempio, io so che se prendo due vettori e ne faccio la somma a quello che trovo un vettore, oppure operazioni fra punto e vettore, dove ho visto che sommando un punto con un vettore non devo trovare un vettore, ma devo trovare un punto. Infatti, vediamo come funzionano le cose. Se io prendo la somma di vettori, beh, per convenzione i vettori sono quelle cose che cominciano con uno zero nella prima componente e chiaramente sommando due vettori le prime componenti sono 0 e 0, quando fate la somma trovate 0, il che vi dice che il risultato è qualcosa che comincia con 0 e quindi è un vettore. Se invece sommate un punto con un vettore, allora state sommando qualcosa che ha 1 nella prima componente con un vettore che invece ha 0 nella prima componente e la somma 1 più 0 fa 1, ma le cose che cominciano con 1 sono punti. Il che è giusto, perché la somma di un punto con un vettore deve essere un punto e non un vettore. Quindi vedete, questa convenzione è compatibile con questa operazione. Ed è anche compatibile con la differenza fra due punti. Se vi ricordate, noi abbiamo detto che la differenza fra due punti è un vettore ed è precisamente quel vettore che collega i due punti ed è corretto perché se voi fate la differenza tra due punti, siccome i punti cominciano con 1, quando fate la differenza nella prima componente trovate 1 meno 1 che è 0 e quelle cose che cominciano con 0 sono vettori, quindi è giusto che il risultato sia un vettore. Se fate operazioni non permesse, ve ne accorgete. Se voi prendete due punti, ora, in base alla nostra convenzione, i punti cominciano con 1. 1 significa che quello è un punto. Se per caso vi sbagliate e fate la somma di due punti, sapete che non si può fare, non è definita la somma di due punti, è definita la somma di due vettori. È definita la somma di un punto con un vettore, ma la somma di due punti non ha senso. E infatti ve ne accorgete.
Perché se fate la somma di due punti, trovate qualcosa che comincia con 2. Ma i valori del nostro flag sono solo 0 e 1. 0 vuol dire vettore, 1 vuol dire punto, 2 non vuol dire niente, non è definito. Quindi se scrivete un software che fa queste cose, la macchina se ne accorge, vi dice attenzione, avete ottenuto un risultato che comincia con 2, che non è un valore permesso, e quindi c'è stato un errore nell'effettuare l'operazione. Quindi vedete. La somma di due punti non è definita, infatti comincia con 2. Qualcuno però potrebbe dire, beh, ma se io faccio la somma e poi divido per 2, a questo punto comincia con 1. Le cose che cominciano con 1 sono dei punti. E quindi dovrebbe essere un punto. E che punto è? Beh, facile. Fate la somma e dividete per 2, voi fate due esami, su uno prendete 18, sull'altro prendete 30, fate la somma e dividete per 2 e trovate un voto medio, per così dire. Okay? E qui è esattamente la stessa cosa. Se fate la somma di due punti, cosa non permessa, ma dividete per 2, trovate qualcosa che comincia con 1 e è esattamente il punto medio. Punto medio del segmento che congiunge i punti P e Q. Certo, è stato ottenuto in un modo logicamente non valido, diciamo, perché abbiamo ottenuto questa cosa passando per questa operazione che non esiste, non è permessa, è un'operazione non definita. Non è il modo corretto di ragionare. Ma il bello è che comunque il risultato è valido, anche se il ragionamento è sbagliato dal punto di vista logico, il risultato è corretto dal punto di vista computazionale. È proprio il punto medio del segmento. Allora, capito il giochino? Si può fare la stessa cosa con n punti. Prendete n punti. Fate la somma che non si può fare, non è definita. Ok? Si ottiene qualcosa che comincia con n. Che non è un valore permesso per il nostro flag. Però poi se dividete per n ottenete qualcosa che comincia con 1 e quindi questo rappresenta un punto. Beh, anche in questo caso è la media. Avete fatto la somma delle coordinate di tutti i punti, avete diviso per n e trovate un valore medio. E questo valore medio ha un nome, si chiama baricentro. Il baricentro di questi punti. È un punto che si trova più o meno in mezzo, per così dire, insomma, a metà strada nella distribuzione dei vari punti. È esattamente il baricentro che avete incontrato in fisica, nell'ipotesi però che tutti i punti abbiano la stessa massa, perché noi non stiamo parlando di massa in questo caso. Non abbiamo assegnato una massa a ciascun punto. Però se tutti i punti hanno la stessa massa, quello che trovate con questa formula è esattamente il baricentro nel senso della fisica. Se volete fare il calcolo logicamente corretto del punto medio, non si può fare in questo modo perché, come vi dicevo, questa operazione non è definita. Bisognerebbe fare il calcolo del punto medio usando solamente operazioni che sono definite, che sono permesse. Allora, vediamo come si può fare. Io potrei prendere due punti P e Q. So benissimo che non posso fare la somma, non è una cosa permessa, ma posso fare la differenza. Questo sì che ha senso, perché la differenza Q meno P mi dà come risultato il vettore V che ha l'origine nel punto P e l'estremità della freccia nel punto Q. Allora, una volta che ho trovato il vettore V, è chiaro come si fa a trovare il punto medio. Bisogna partire dal punto P e sommare non il vettore V, altrimenti si arriva nel punto Q. Bisogna sommare la metà del vettore V. Ora vedete, tutte queste operazioni sono permesse perché la differenza fra due punti è un'operazione lecita, dà come risultato un vettore. Dividere un vettore per due, cioè moltiplicare per un mezzo, è un'operazione permessa, perché in uno spazio vettoriale i vettori si possono moltiplicare per dei numeri.
Quindi un mezzo V è ancora un vettore. E allora questa somma, P più un mezzo V, è la somma di un punto con un vettore, che è un'operazione lecita e ha come risultato un punto. Quindi vedete, questo è il modo corretto di calcolare il punto medio. Però se voi sviluppate i calcoli, che cosa trovate? Abbiamo P più un mezzo V, ma V era Q meno P, quindi trovo un mezzo Q meno P. A questo punto, se fate finta di niente e sviluppate le cose in modo formale, anche se non hanno senso logico, qui fate il minimo comune denominatore, qui c'è scritto P, trovate 2P, ovviamente 2P è una cosa priva di senso, è il doppio di un punto. Che senso ha? Nessun senso naturalmente, ma andiamo avanti lo stesso. Qui troviamo 2P più Q meno P, a questo punto 2P meno P fa P e rimane esattamente P più Q fratto 2, la media dei due punti, quello che abbiamo trovato prima. Quindi vedete, questa cosa è priva di senso logico. Questa invece è corretta, però algebricamente sono uguali. Quindi alla fine vuol dire che questa operazione qui, P più Q fratto 2, anche se dal punto di vista logico lascia molto a desiderare, comunque fornisce lo stesso risultato di questa, che invece è logicamente corretta. E quindi questo è un modo veloce per trovare il punto medio di un segmento. Altre cose che si possono fare in uno spazio affine. Beh, ad esempio, noi ci ricordiamo che uno degli elementi che costituisce uno spazio affine è uno spazio vettoriale. E in uno spazio vettoriale noi abbiamo visto che introducendo un prodotto scalare, o più in generale una forma bilineare simmetrica, è possibile calcolare angoli fra vettori, è possibile definire la norma di un vettore, quindi calcolare le lunghezze dei vettori. Ma se uno sa calcolare le lunghezze dei vettori, sa anche calcolare le distanze tra due punti, perché la lunghezza di un vettore è esattamente la distanza fra le due estremità del vettore. E quindi, in uno spazio affine, usando i prodotti scalari, possiamo introdurre i concetti di distanza, per esempio distanza fra due punti, oppure anche di angoli, e quindi parlare, come abbiamo visto, di aree, di figure, di volumi e quant'altro, ma per il momento occupiamoci solamente del concetto di distanza. Sono cose che abbiamo già visto, quindi posso andare molto veloce, insomma. Come si fa a calcolare la distanza fra due punti? Punto P e un punto Q? Beh, semplicemente fate la differenza Q meno P, quello che trovate è il vettore V che congiunge questi due punti e naturalmente la distanza fra questi due punti è la lunghezza di questo vettore, quindi la radice quadrata del prodotto scalare del vettore V per se stesso. Quindi avete una formula molto comoda per calcolare distanze fra punti. E se invece volete calcolare non la distanza fra due punti, ma la distanza fra un punto e un certo sottospazio affine, potrebbe essere una retta, un piano, quindi ad esempio la distanza di un punto da una retta, oppure la distanza di un punto da un piano, o anche in dimensione superiore la distanza fra un punto e un sottospazio di dimensione R qualsiasi. Come si potrebbe fare? Beh, vediamo. Se io ho un sottospazio affine che disegno come se fosse un piano e ho un punto esterno e volessi calcolare la distanza fra il punto P e il sottospazio L, l'idea è estremamente semplice. Devo andare a determinare un punto H che appartenga a questo sottospazio L, in modo che il vettore che congiunge P con H sia perpendicolare a questo sottospazio, perché io so che la distanza va misurata lungo la retta ortogonale e non lungo una qualunque retta obliqua. Troverei dei valori maggiori della vera distanza. E quindi quello che posso fare è la cosa seguente: posso
prendere il punto P, determinare il punto H sul sottospazio L, che è quello che chiamo la proiezione ortogonale del punto P sul sottospazio. Si tratta di tracciare questa retta ortogonale e vedere dove questa retta interseca il sottospazio L, nel punto H. A questo punto, sapendo che il vettore PH è ortogonale a L, posso definire la distanza di P da L come la distanza di P da H. Ma adesso la distanza di P da H è la distanza fra due punti, e la distanza fra due punti so come si calcola, l'ho appena visto qui. Quindi comunque mi riduco a calcolare la distanza fra due punti. Certo, bisogna capire come si fa a calcolare la proiezione ortogonale di un punto sul sottospazio. Ne abbiamo già parlato nel caso di proiezioni ortogonali di vettori. È una cosa simile. Non c'è nulla di sostanzialmente nuovo. Il ragionamento è il seguente. Allora, immaginate che il sottospazio L sia il sottospazio che passa per un certo punto Q, eccolo qui, ed è generato da certi vettori V1, V2 fino a VR. Allora, voi sapete, l'abbiamo visto prima, che un generico punto X, che lo disegno qui, generico punto del sottospazio L si scrive in questo modo. Si parte dal punto fissato Q e a questo punto a Q si sommano i multipli dei vettori dati. Quindi otteniamo x uguale a Q più lambda 1 di 1 più lambda 2 di 2 e così via fino a lambda r di r. Questo è un generico punto X del sottospazio L. Ora cosa faccio? Beh, io posso andare a determinare il vettore W, che qui ho disegnato in azzurro, che è il vettore che congiunge P con il punto X. Questo è facile da calcolare, perché noi sappiamo che un vettore si ottiene come differenza di due punti. Quindi il vettore W è X meno P. Quindi basta prendere X, cioè questa espressione qui, Q più lambda 1 di 1, eccetera, fino a lambda r di r, e sottrarre P, meno P. Posso riscrivere in questo modo. Posso mettere assieme Q meno P, e poi rimane più lambda 1 di 1, più lambda 2 di 2, fino a lambda r di r. Questo è il mio vettore W. Notate che in questa scrittura compaiono r coefficienti incogniti. Lambda 1, lambda 2 fino a lambda r. E quindi se noi vogliamo trovare il punto H, cioè se noi vogliamo fare in modo che questo vettore W diventi perpendicolare al sottospazio L, dobbiamo risolvere un problema dove ci sono r incognite e quindi ci servono esattamente r equazioni per poter risolvere questo problema. Quindi il problema è adesso di capire dove andiamo a cercare queste R equazioni che ci servono per risolvere questo problema. Ma naturalmente sappiamo dove cercarle. Sono le classiche condizioni di ortogonalità, perché siccome io voglio che il vettore W sia ortogonale al sottospazio R, al sottospazio L, e siccome il sottospazio L era generato da questi vettori, da V1 fino a VR, allora dire che il vettore W è ortogonale a L vuol dire che il vettore W è ortogonale a questi vettori. Ma due vettori sono ortogonali quando il prodotto scalare fa 0, e quindi alla fine io devo dire che il prodotto scalare fra W e V1 fa 0, fra W e V2 fa 0 e così via, fino al prodotto scalare fra W e VR che deve essere uguale a 0 anche lui. E se voi mettete a sistema tutte queste equazioni e le contate, vi accorgete che sono esattamente R equazioni, una per ogni vettore che genera il sottospazio L. E quindi abbiamo finito.
abbiamo R incognito, abbiamo R equazioni, risolviamo questo sistema e troviamo i valori delle incognite lambda 1, lambda 2 fino a lambda R. A questo punto, dopo aver trovato questi valori, li sostituite qui dentro, nell'espressione di x, li sostituite qui dentro, e quello che trovate è il punto x, e il punto x è esattamente il punto che stavamo cercando, cioè è la proiezione ortogonale, che qui ho indicato con H, è la proiezione ortogonale del punto P sul sottospazio L, è il famoso punto H. Una volta trovato il punto H, usate la formula per la distanza tra due punti e trovate la distanza del punto P dal sottospazio L. Quindi vedete, si tratta essenzialmente di usare tecniche che abbiamo già studiato nel caso degli spazi vettoriali e adattarle alla nuova situazione dove accanto ai vettori ci sono anche i punti.